siccome i miei sono gli ultimi due talk della giornata, io niente, vi introduco un attimo quali sono. Mi occupo di programmazione, quindi vi parlerò di programmazione, e gli argomenti sono, diciamo, il primo è un argomentino così, un po' particolare, cioè praticamente come usare il linguaggio Python per la programmazione di sistema, no? E quindi parliamo di Linux, però in realtà le cose che diciamo possono essere valide anche per altri sistemi operativi, insomma, ecco, no? Però diciamo così, è un po' anche un po' una delle suggestioni di programmazione sostanzialmente, no? Ecco, mentre il secondo argomento potrebbe essere interessante, perché vi farò vedere un attimino come si fa a programmare in Android, cioè qual è il modo per entrare nella programmazione Android, quindi quali sono gli strumenti, che cosa serve e come funziona un attimino. Allora, partiamo dal primo argomento, che è Python per l'amministratore di sistema. Allora, Python è un linguaggio di scripting, no? Questo significa che se avete un po' di dimestichezza con i linguaggi di programmazione, ci sono, grosso modo, poi diciamo è tutto relativo, però due grandi famiglie di linguaggi, che sono i linguaggi compilati, io scrivo un sorgente, dopodiché viene elaborato, viene trasformato in un linguaggio comprensibile direttamente dalla macchina e è trasformato quindi in un programma eseguibile. Poi ci sono i linguaggi interpretati, e i linguaggi di scripting sono linguaggi interpretati, nei quali io scrivo il testo e c'è un software, un programma, che interpreta questo linguaggio e fa delle azioni, no? Python, che è il linguaggio di cui vi parlo oggi, è un linguaggio interpretato, quindi io ho un sorgente, questo sorgente viene elaborato, cioè viene interpretato direttamente dall'ambiente. Allora, io mi sono posto un attimino questo problema, cioè i sistemi Unix, no, e quindi Linux, da sempre hanno un linguaggio interpretato, che è il linguaggio della shell, cioè storicamente, quando non c'erano gli ambienti GUI, no, ma tutt'oggi, perché Linux, oltre ad essere un sistema desktop, come quello che io sto utilizzando, è anche un sistema, diciamo, un sistema basato su riga di carattere. Tutto il web, cioè il 90% del web, è fatto in Linux, e tutto il web, diciamo, tutte le macchine web sono macchine a riga di carattere. Quindi diciamo una cosa che si usa molto, mentre per esempio altri sistemi operativi tipo Windows, ma anche Macintosh, non hanno una stratificazione, cioè diciamo che il sistema operativo è già integrato nell'ambiente grafico, soprattutto Windows, diciamo, no? Mentre in Linux c'è una separazione abbastanza netta, cioè io ho tutti i servizi della macchina che sono servizi a riga di carattere e l'ambiente grafico viene solo sopra, no? Quindi se noi siamo degli amministratori di sistemi, ma in realtà tutti noi siamo amministratori del nostro sistema, no? Alle volte può essere utile avere una conoscenza di quali sono gli strumenti di base, cioè io posso fare tutte le combinazioni, l'amministrazione in ambiente GUI, ma c'è sempre un equivalente in ambiente grafico. Allora io mi sono posto questa domanda, può Python sostituire Bash? Bash, se voi sapete, è, diciamo, l'interfaccia riga di carattere di Linux, no? Per esempio, se io adesso io lancio un attimino questo qua, questo terminale, adesso sono in Bash, no? Quindi se faccio sudo apt update, aspetta che ho sbagliato, ecco qua, no? Io adesso sto dando un comando in riga di carattere che va a leggere, a vedere se ci sono aggiornamenti nella mia macchina, nel,
nel repository per vedere se devo aggiornare la banda. Bene, allora torniamo un attimino, vediamo un po' se succede. Perfetto, no? Ecco, allora, alla domanda si risponde di no, nel senso che Python è un linguaggio più evoluto rispetto a Bash, no? Però diciamo Bash è l'ambiente minimale, cioè praticamente ogni macchina Linux, diciamo per esempio che va sul web, se ha acquistato una VPS oppure installato un sistema Proxmox come quello che illustrava prima il mio predecessore, no? E diciamo avete questa cosa qua. E noi quando installiamo qualcosa in una macchina Linux, spesso diciamo ci sono dei comandi che vengono fatti attraverso questo linguaggio di base che è Bash, che è insito nel sistema operativo, diciamo, no? Allora, e quindi diciamo in realtà Python non può sostituire, perché Bash è proprio, fa parte del sistema operativo, però diciamo che come linguaggio di programmazione è un linguaggio poco evoluto, no? Cioè nel senso che è orientato alla gestione dei file e i comandi non sono potenti quanto quelli di un linguaggio vero di programmazione come per esempio il Python, no? E il passo successivo è quindi dire in che modo io posso usare Python per fare delle cose che potrei fare con Bash, quindi scrivere degli script che fanno degli automatismi sostanzialmente, no? E questo in realtà, diciamo, non posso dire che sia un'esigenza sentita in modo universale, no? Quindi prendetela anche un po', se voi non siete interessati a questo tipo di argomento, come un po' una suggestione, ecco, diciamo, no? Diciamo questo però, che può succedere di aver necessità di fare degli automatismi sostanzialmente, no? Allora io posso dire utilizzo Python per sostituire questa cosa qua. Allora qui noi diciamo per esempio in questo caso che Python è adatto perché non richiede compilazione, quindi io posso fare un singolo file che viene eseguito immediatamente. E quindi diciamo nel mio script Python io posso dirgli, cioè quando io faccio uno script posso renderlo eseguibile, no? Cioè a livello di sistema operativo io gli dico prendi questo script e rendilo eseguibile. Allora, adesso un attimo lancio un ambiente. Questo è una IDE per sviluppare in Python. Adesso ecco qui diciamo un po' di script così a caso. Vedremo, no? Allora, questo è uno script Python, no? Ecco, nella prima riga io scrivo questa cosa qui. Scrivo cancelletto, che sarebbe il comando per fare i commenti, e poi punto esclamativo usr bin end Python, significa che se io rendo eseguibile questo script, la macchina sa già direttamente, quando io lo lancio da riga di comando, sa già che è uno script che può essere eseguito in Python, no? Quindi non è l'estensione, cioè io l'ho chiamato zenity.py, ma non è l'estensione .py che gli dice che è uno script Python, ma è direttamente il fatto che nella prima riga lui sa con che cosa lo deve aprire. Dopodiché, come dicevo, no, io col comando chmod qx script posso rendere eseguibile questa cosa qua. Quindi se adesso io vado nella mia riga di comando e vado ad aprire quella cosa lì, quindi qua
vado su quel punto specifico. Eccolo qua. Ecco qua. Ok. Bene. Ecco qua. Quindi io per esempio qui ho un file che si chiamava zenith.py, che adesso vedo che non è un eseguibile, ma se io scrivo chmod più x zenith, a questo punto io l'ho reso eseguibile, infatti vedo che cambia colore. Se io a questo punto gli dico punto così e zenith, no, a questo punto lui lo interpreta come se fosse un comando del sistema operativo e difatti fa qualcosina, insomma, ecco. E poi vediamo, insomma, adesso cosa mai. Okay. Vabbè, adesso ok, benissimo, perfetto. Quindi torniamo dove eravamo, ecco qua. Perciò abbiamo visto nella prima riga io ho dato il comando per dirgli che è un interprete Python, dopodiché l'ho reso eseguibile ed è diventato un comando del sistema operativo. Ok, allora bene, adesso quindi noi sappiamo che con Python possiamo scrivere comandi del sistema operativo. Allora, una delle prime cose che viene in mente è questa, cioè diciamo il sistema diciamo a riga di comando di Linux, ma poi anche degli altri sistemi operativi, perché hanno copiato un po' questa filosofia, no? Permette di mettere sulla riga di comando degli argomenti. Per esempio, se io do il comando ls, il comando ls sarebbe il comando dir del DOS, mi permette di vedere i file che sono dentro nella mia macchina. Se io faccio ls ottengo una lista così, però se io gli dico ls-l ottengo un altro tipo di lista, no? Ecco, allora io non so i comandi che ls dispone, e diciamo c'è uno standard che dice che la maggior parte dei programmi, se io scrivo ls-help, mi dà la lista di tutti gli argomenti che io posso usare sulla riga di comando. Quindi il mio ls gli posso dare, qua adesso ci sono varie cose che mi permettono di fare un sacco di cose, insomma, no? Quindi se io faccio per esempio ls-la vedo le cose, più i file nascosti, eccetera eccetera, no? Bene, allora in Python, se voi diciamo c'è un modulo che si chiama argparse, quindi il linguaggio, diciamo adesso io non vorrei, lo scopo di questo corso non è fare un corso di Python, che se volete noi qui al Pino e Luca anche li facciamo, però, ecco, no? Però diciamo che serve solo a dare qualche appunto suggestione. Allora, import è il comando che mi permette di importare delle librerie, che possono essere o delle librerie del sistema, come in questo caso, oppure librerie scritte da terzi, oppure librerie scritte anche direttamente da me. Argparse è un modulo standard di Python che permette di appunto di simulare la gestione degli argomenti, come abbiamo visto fare ai comandi del sistema operativo, no? Quindi se io adesso per esempio apro questa cosa qua e apro una console di Python, ecco qua, se io diciamo faccio il copia e incolla, magari adesso andiamo anche un po' più veloci, non vorrei neanche tediarvi, cioè dipende anche un po' da voi quanto la cosa, perché mi rendo conto che l'argomento in particolare potrebbe non interessare a tutti, pertanto ok, comunque, no, se io faccio così adesso qua non riesco a fare, comunque allora import argparse, no? Ok, quindi adesso l'ho importato. Dopodiché, se io do i comandi che sono qua, ma dopo, se volete, magari se avete voglia,
possiamo anche... Beh, aspetta che forse lo vedo da qua. Forse qui posso riesco a fare il copia e incolla. Eccolo qua. Vabbè, dai, lasciamo stare. Ecco, no? Quindi diciamo io importo questa libreria, dopodiché attivo un nuovo parser, no? E aggiungo degli argomenti sulla riga di comando, faccio una simulazione di quello che io scriverei sulla riga di comando e poi vedo che diciamo ho dei risultati che mi dicono che cosa l'utente ha visitato in riga di comando, no? E quindi in base a quello che fa il mio utente io posso diciamo fargli fare cose diverse, come abbiamo visto, torniamo un attimino a vedere il comando ls, abbiamo visto che se io faccio il comando ls normale ho le cose in riga, no? Mentre se invece gli dico meno l ottengo una lista, quindi io diciamo che posso dare al mio script Python dei comportamenti diversi in base a quello che io scrivo sulla mia riga di comando. Quindi questo è il modular pass, quindi diciamo che io il primo strumento che ho a disposizione con Python è questo, cioè posso, se il mio utente digita qualcosa a riga di comando, fargli fare cose diverse, no? E quindi così, no? Ecco, che cos'ha poi oltre a questo Python per interagire con il sistema operativo? Beh, anche in questo caso abbiamo un modulo che è un modulo di sistema di Python che è disponibile in tutti gli ambienti, perché Python è un linguaggio open source, no? Che è disponibile diciamo in Linux, in Windows e in Macintosh, no? Quindi in tutti i sistemi. Perciò c'è il comando OS, che è l'interfaccia col sistema operativo, che tenta, quando è possibile, c'è un minimo comune denominatore per cui ci sono alcuni comandi che sono disponibili in tutti gli ambienti, e poi ci sono dei comandi specifici ambiente per ambiente, no? Allora, quindi questo è il modulo OS, no? Ecco, anche in questo caso possiamo fare, eccolo qua, andiamo un attimino sul nostro, ok, e qui se facciamo import OS, ok, e poi facciamo env uguale OS environment, env uguale OS.environment, ok, no? Ecco, adesso io ho una variabile che si chiama env, che contiene tutte le variabili di ambiente della mia macchina Linux. Per esempio, io vedo che in questa macchina io ho la macchina ha la localizzazione italiana UTF-8, che la home è home Claudio e avanti così. E quindi ci sono tutte le varie, per esempio che la shell è bin bash, che il log name con cui mi sono logato è Claudio, e avanti così. Quindi diciamo che queste qua sono le variabili del sistema operativo, anche in Windows ci sono, no? Quindi se voi digitate dalla, adesso non mi ricordo qual è il comando, comunque non mi ricordo insomma, ecco, comunque ci sono c'è una cosa che ha le variabili set, bravissimo, sì. Ecco, che ha le variabili di ambiente, no? Ecco. E quindi io qui ho letto tutte le variabili di ambiente, ma oltre a far questo io posso per esempio ecco qua, posso leggere una singola variabile, quindi se faccio os getenv home è così, ecco. Oltre a quindi questo qua è per quanto riguarda le variabili ambienti, ma ovviamente il modulo os è un modulo molto ricco che se volete andiamo anche a vedere, insomma, se avete interesse, ma ve lo dico io, insomma, ecco, fidatevi, no? E dove ci sono vari comandi, per esempio io posso cambiare la directory corrente, posso sapere qual è la directory corrente. Interessante è per esempio statinfo, no? Cioè io posso dirgli dammi i
parametri è un determinato file, quindi per sapere se è leggibile, se è scrivibile, e tutte queste cose qua che in fase di programmazione sono cose che mi possono essere utili, no? Poi c'è un submodulo di OS che si chiama OS Path, che anche in questo caso ha varie cose. Per esempio, io posso chiedergli se c'è un file che si chiama users.py, oppure ottenere un percorso assoluto, oppure fare la costruzione di una path main sui cose, no? Quindi così. Ecco, quindi questo qua è il modulo fondamentale per l'interfaccia tra il linguaggio e il sistema operativo, no? Ecco, benissimo. Ecco, un'altra cosa molto importante è la possibilità di chiamare dal mio linguaggio, no? E questo è uno dei compiti principali, per esempio, della shell, no? E quindi diciamo dell'interfaccia riga di comando, è proprio quella di chiamare comandi. Perciò se io per esempio faccio, andiamo nel nostro ambiente Python e scriviamo, aspetta che vediamo un po', ad esempio os.systemls-l, l'ls è il comando che abbiamo appena visto, quindi os.systemls-l, ok, e ottengo come risposta, ottengo che sul mio system output ottengo il risultato della mia directory, come abbiamo visto prima. Sostanzialmente quindi io il comando che ho dato in riga di comando lo posso emulare anche da Python, no? C'è un piccolo argomento in più che sarebbe questo, cioè io ho fatto in modo che l'output del mio comando arrivasse direttamente dentro all'output del mio ambiente Python, ma è possibile catturare questo output poi per poter fare altre elaborazioni, sostanzialmente, no? Ecco, diciamo che OS System è il comando più semplice per dare comandi di sistema, ma diciamo il sistema è molto più sofisticato, perché diciamo che Python, il modulo S, mappa esattamente i comandi C per la gestione dei processi, no? E quindi diciamo che il sistema Linux è scritto in C, no? E diciamo che i comandi di base per la gestione dei processi sono comandi di libreria C, no? E Python va a mappare esattamente questi comandi. In Windows i comandi sono gli stessi, perché quando hanno sviluppato C per Windows hanno semplicemente copiato la libreria standard di Unix. Pertanto i moduli, per esempio questo qua, execcl, swap, l, eccetera, no? Sono tutti comandi che sono nativamente presenti nel linguaggio C, che è il linguaggio di base del sistema operativo, no? Poi vabbè, c'è la gestione per esempio anche del subprocess o altre cose, no? Che per esempio subprocess è per la gestione del multitasking, cioè praticamente voi sapete che le nostre macchine sono tutte multitasking, cioè riescono a fare più operazioni contemporaneamente. Questo è per esempio nelle GUI, mi permette di avere due programmi aperti contemporaneamente, no? E questo si fa avendo dei task separati. Io da linguaggio posso gestire dei task separati, quindi posso fare più operazioni contemporaneamente, e questo con gli opportuni comandi lo posso fare anche dal linguaggio Python. E questa cosa qui che vi faccio vedere in questo momento, no? Che questo è quello che dicevo prima, cioè io ho la possibilità di ridirezionare dei comandi, cioè io lancio un comando, però l'output, invece di farlo uscire direttamente nel display, lo posso catturare in una variabile per poi rielaborarlo. Quindi in questo caso io ho OSPopen
gli do il comando, per esempio in questo caso LS, pipe, grep, eccetera, no? Il risultato lo posso leggere come linee e poi elaborarlo successivamente. Andiamo avanti. Bene, allora adesso diciamo, quindi io vi ho diciamo illustrato i concetti base di quello che si può fare, no? A questo punto vi dico un pochino di cosine così alla rinfusa, cioè noi quando abbiamo uno strumento così potente possiamo veramente ottenere delle risposte esponenziali da questo, no? Allora vi dico, cioè vi ho detto quali sono i mattoni base e adesso diciamo su questi mattoni base vediamo un po' di cose che si possono fare. Per esempio io ho dei file, ovviamente come tutti i linguaggi di programmazione Python ha la possibilità di leggere un file. Se questo file è un file di testo posso leggerlo, posso leggere una lista, posso avere le linee che contengono il mio file di testo, e quindi questo qua è la lettura dei files, no? Il modulo OS che abbiamo appena visto ha molti comandi per fare molte cose, tra cui per esempio darmi la lista dei file, cioè noi avevamo, in realtà già prima avevamo visto che col comando ls-l noi riuscivamo a leggere il contenuto, no? Questo qui invece è un po' più a basso livello, cioè io gli dico proprio al linguaggio Python dammi la lista dei file che sono contenuti in questa directory. Questo modo, ce ne sono altre, anche altri, e così via. Ecco. Poi ci sono altri argomenti. Per esempio c'è la libreria PSUtils, no? Come vi dicevo, il sistema Python, quando voi lo installate nel vostro sistema operativo, ma anche in Windows, se andate a scaricare il linguaggio Python, se è la cosa che può essere utile, no? C'è un comando che si chiama pip, che praticamente permette di estendere la libreria di base di Python con le librerie disponibili, diciamo, rese disponibili dall'ambiente da chi ha progettato il sistema Python, no? E quindi io con pip install psutils, no? Poi qui bisogna vedere magari i permessi di Linux, quindi bisognerà fare sudo o robe così, ma insomma così, no? Comunque io installo la mia libreria psutils. Psutils è una libreria che è stata fatta da un personaggio italiano molto bravo, che praticamente fa proprio questo, cioè diciamo ha dentro delle cose che permettono di interagire direttamente col sistema operativo. Per esempio, se io faccio, io adesso l'ho già installato in questa macchina qui, PSUtils, se io faccio import PS Utils, ok, beh, PS, PS Utils, okay. Ecco qua, quindi adesso io ho importato PS Utils, adesso facciamo per esempio PS Utils Virtual Memory, PS Utils Virtual Memory, okay. Ecco, come risposta ottengo una tupla, insomma ottengo una serie di cose che mi dicono quanta memoria c'è nella mia macchina, quanto è disponibile, Zenity, no? E quindi così. Però è comodo, insomma, io per esempio lo uso per fare così, io digressione, aspetta un attimo. Ok, mi sono scritto questa cosa qua, in realtà questo l'ho scritto in Shell, non l'ho scritto in Python, però ecco, per esempio uso questo qua perché posso andare in SSH in alcune VPS che io ho, quindi quando vado sulla mia VPS CS Trade, ecco, sono qua, adesso esco, ok, no? Ecco, quindi diciamo Zenity può essere utile, insomma, le volte comodo, no? Ecco,
Allora, quindi io qui ho il comando, dopodiché gli dico in risposta a queste cose, cioè se uno lancia questo URL, se due lancia questa o se tre lancia quest'altra. Alla fine questo è il programma dove io vado a aprire il comando Zenith, quindi con un OSP open, ecco qua, no? Ecco. Dopodiché leggo la prima riga in modo di sapere che cosa ottiene, cosa ha scelto l'utente, alla fine apro il web con quella pagina lì. E quindi così. Poi sempre diciamo a suon di digressioni, per esempio qui ho scritto un piccolo script che fa pochissime delle cose che fa il comando grep, no? Ecco, e qui è, niente, dopo se volete ne parliamo, ma insomma giusto per sapere che si può fare, insomma, no? Infine posso tenere la lista degli utenti, no? E anche in questo caso ci sono, posso per esempio tenere la lista leggendo direttamente il file degli utenti di Linux, quindi Unix, etc/pass/d, leggo tutte le righe e poi diciamo prendo i dati degli utenti. Oppure ho anche un comando specifico che già nella libreria pwd, che è una libreria standard di Python, ho a disposizione. Si possono leggere i system montati, possiamo sì, quindi ho insomma vari comandi, quanti processori ha la nostra macchina, quanta memoria, così. Ecco, diciamo che questo qua è, con questo esaurirei questo argomento, diciamo, no? Quindi era solo un attimino per dare un qualcosina a chi potesse essere interessato a questo tipo di argomenti.